Sono finiti in manette due pregiudicati che, fingendosi dei corrieri, hanno rubato in una ditta di Trezzano sul Naviglio 148 zaini di lusso per un valore di 450.000 euro. I due uomini sono di origini napoletane e hanno rispettivamente 33 e 36 anni e le immagini recuperate dimostrano che quello di Trezzano non è stato il loro primo colpo. Avevano commesso altri furti con le stesse modalità, soprattutto nel nord Italia. Le indagini dei carabinieri di Trezzano hanno ricostruito un furto avvenuto il 9 giugno dello scorso anno in una società della città specializzata nella produzione di accessori d'abbigliamento per un noto marchio di alta moda. I due uomini si erano presentati nella sede dell'azienda vestiti da corrieri e spacciandosi da incaricati della società di trasporti alla quale era stato affidato il ritiro dell'ordine. Così hanno aggirato il controllo degli addetti che erano impegnati a terminare le ultime pratiche per la spedizione e hanno caricato a bordo del loro furgone i 148 zaini del valore di 3.000 euro l'uno. I malfattori sono poi fuggiti a bordo del furgone di cui, come successivamente hanno scoperto i carabinieri, avevano modificato anche la targa. Nel corso delle indagini, infatti, i militari sono riusciti a risalire al vero numero di targa del mezzo grazie all'analisi delle telecamere piazzate nella zona che sono in grado di rilevare le targhe dei veicoli e così di conseguenza hanno ricostruito che il furgone era stato noleggiato a Napoli da una terza persona, un prestanome abituale senza fissa dimora. Il mezzo, tra l'altro, risultava anche aver sostato nell'area dell'azienda nel giorno e nell'ora del furto.